Buongiorno. Buongiorno. Deutsche Messe è nota nel mondo soprattutto come organizzatore di eventi fieristici legati al mondo dell'industria. La gestione dell'emergenza avviene molto meglio se accompagnata da uno sviluppo tecnologico, industriale, di mercato. In che modo quindi il fatto che Interschutz e una fiera come REAS, powered by Interschutz, siano nell'ampia offerta di Deutsche Messe aiuta la crescita di Interschutz, di REAS, del mercato e quindi di come si risponde all'emergenza? Siamo molto lieti di organizzare Interschutz e anche REAS in collaborazione con la Fiera di Montichiari. A prima vista questi eventi sembrerebbero davvero fuori posto nel paniere delle nostre fiere, per lo più fortemente industriali. Però devo dire che sia per noi che siamo direttamente coinvolti, sia per tutti i colleghi di Deutsche Messe, Interschutz e REAS hanno un che di particolare. C'è molto feeling con queste manifestazioni. A uno sguardo più attento, inoltre, si scopre che non sono poi così fuori posto. Ad esempio, uno dei nostri collaboratori più stretti, la VDMA, l'associazione tedesca dell'industria meccanica e impiantistica che è coinvolta anche in altre nostre fiere, è un partner molto importante con la sua divisione di sistemi per i vigili del fuoco, per i nostri espositori e per il settore. Quindi c'è molta più vicinanza di quanto non si sospetterebbe a prima vista. Inoltre, Deutsche Messe è una società per azioni appartenente al Land della Bassa Sassonia e alla città di Hannover, colonne portanti e organismi responsabili della protezione civile, dell'assistenza delle emergenze e della lotta agli incendi in Germania. E quindi anche su questo fronte c'è molta più prossimità di quanto si potrebbe supporre a prima vista. Oggi vediamo che le emergenze, per via anche del cambiamento climatico, soprattutto colpiscono in maniera sempre più ravvicinata. D'altra parte, Interschutz è stato un evento che ha una periodizzazione lunga, perché si svolge adesso ogni 4 anni. Ci sono piani, dal vostro punto di vista, per sviluppare ulteriormente il formato di Interschutz, se si possono raccontare, e quali sono? Perché c'è così tanta distanza, prima 5, adesso 4 anni, tra un'edizione e l'altra di Interschutz? In effetti è una distanza inconsueta per le nostre manifestazioni, ma c'è da dire che su questo ci confrontiamo in continuazione con tutti i nostri partner e con la nostra utenza. Ad esempio, proprio a settembre abbiamo avuto un confronto con il direttore della Commissione europea per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario a Bruxelles. Abbiamo sviluppato anche altri format più piccoli che non sono fiere. Abbiamo stabilito nei colloqui con i nostri espositori che Interschutz deve rimanere un highlight, l'evento per la presentazione degli sviluppi più importanti, e che una frequenza ravvicinata non lo consentirebbe. Abbiamo quindi deciso di mantenere l'intervallo di 4 anni, prevedendo altri format in questo arco di tempo. Sono molto lieta di poter essere di nuovo in Italia a REAS. Per noi questa è una vetrina importante, una fiera ormai affermata, molto mirata. Si tocca con mano il grosso coinvolgimento di espositori e visitatori. È davvero un piacere essere qui.